sin dall'inizio della nostra storia abbiamo avuto fiducia nei giovani, perché allora eravamo giovani noi. Sono Antonio, ho 27 anni, vengo da Prica, in provincia di Sondrio, e ho conosciuto l'Arsenale quasi per caso e subito mi è piaciuto lo spirito della restituzione. Mi chiamo Laura, ho 15 anni e sono di Cesena e oggi sono qua per carteggiare delle finestre che serviranno per una casa di accoglienza qui all'Arsenale della Pace a Torino. Abbiamo sentito da altri ragazzi che si sono già passati dell'offerta del Sermig e pensavamo che sarebbe stato utile per i ragazzi poter vivere un'esperienza in cui si potessero mettere in prima persona in gioco. Ovviamente ci sono anche delle differenze culturali, sia a livello Italia, perché si viene in contatto anche con province, regioni diverse, con accenti diversi, con usanze diverse, ma anche con una piccola fetta dei ragazzi del quartiere che abbiamo potuto conoscere. Quindi sì, la conoscenza della diversità è a 360 gradi. Cose che magari per noi possono essere insignificanti, come magari imparare il numero di un paio di scarpe o di una maglietta, in realtà sono davvero importanti per tanta gente che tenta ogni giorno di integrarsi in realtà diverse. Abbiamo giocato con i ragazzi del quartiere, abbiamo imparato che un pallone può unire persone con diverse culture, diverse origini, divertendosi molto. La vita qui ti colpisce subito dritto al cuore, perché qui dentro hanno tutti una grande forza d'animo, tanto coraggio da fare tutto questo bene. Una delle cose che mi ha stupito qui al Sermig è stata la fratellanza e lavorare tutti insieme per qualcuno. L'Arsenale della Pace, con il lavoro di tanti giovani che durante più di 30 anni l'hanno frequentato, si è trasformato in un villaggio, un luogo che offre tante opportunità ma che ha una sola finalità, quella di aiutare le persone ad essere tali. Pranzo e cena, noi mangiamo qua, noi prendiamo il vassoio, ci mettiamo in fila, veniamo a sederci, cerchiamo di non sprecare niente, perché comunque anche nello spirito del Sermig. Questa esperienza è importante perché tutti devono avere il diritto di vivere nel modo più dignitoso possibile. Abbiamo raccolto generi alimentari come la pasta, lo scatolame, ma abbiamo raccolto anche i prodotti igienici. Ho capito veramente cosa significa lavorare per qualcuno. Ogni giorno prepariamo dai 1000 ai 1500 pasti, specialmente in questo periodo dove ci sono presenti molti giovani. Ci aiutano a preparare tutti gli ingredienti che ci servono poi per comporre i pasti, i vari menù. Devo dire che sono molto volenterosi di aiutare il prossimo. Il menù della giornata è pasta, pesce, pomodori, insalata, prugne, comunque tutta la frutta. In questi giorni mi ha colpito molto la semplicità nella quale si vive, nella quale vivono queste persone. L'unione fa la forza. Si sta tutti insieme. L'atmosfera di collaborazione. Siamo sempre a disposizione degli altri. Allontanarsi da tutto il resto del mondo è un'esperienza molto istruttiva. La bontà è disarmante.